Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Oggi siamo qui in un nuovo video, sarà un video molto breve perché andiamo a parlare di visuale, visto che è una domanda che mi state facendo praticamente sia sotto i video che sotto i reels e che anche proprio nelle storie di Instagram, e quindi sono qui a togliervi questo dubbio e a rispondervi a tutti. Ho fatto anche un video a riguardo tempo fa, ma ancora non ero deciso al 100% sui valori da utilizzare in quella determinata visuale. Invece oggi ragazzi sono convintissimo della visuale che sto utilizzando e mi sto trovando bene, mi sta dando grandi soddisfazioni anche nei risultati e ormai mi sono abituato e penso che sia una delle visuali che si adatti maggiormente a questo capitolo. Comunque andiamo a vedere subito che visuale utilizzo e vediamo che utilizzo COP, ma prima il dubbio era se utilizzare 18.5, 20.0, 12.6, eccetera, eccetera. Adesso ho trovato proprio la scelta definitiva con la quale mi trovo bene, che è questa qui, ragazzi. Personalizzata, quindi COP. Scendiamo a impostazioni visuale, qui di solito è predefinita, mettiamo personalizzata. E altezza visuale 12, zoom 4. Questa è la visuale che sto utilizzando praticamente da mesi. Mi trovo bene perché mi aiuta a guardare sia tutto il campo, quindi ad avere il controllo completo della partita, ma poi è molto utile soprattutto per i lanci lunghi, perché voi avete modo con questa visuale, che è molto alta, di vedere le partenze dei vostri attaccanti, quindi di lanciarli. Con questa visuale farete un po' più fatica nel dribblare nello stretto, perché ovviamente tribuna stampa aiuta di più in quel caso, ma per me, dato che siamo su un gioco in cui si usano driven pass, doppia X, lanci lunghi e quant'altro, questa visuale si adatta alla perfezione. Quindi questa è la visuale che utilizzo adesso, ve la consiglio, se volete provatela, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi trovate bene. E per quanto riguarda, visto che ci troviamo comunque, l'interfaccia della partita, io utilizzo nell'interfaccia barra nome indicatore giocatore, così esce il nome del giocatore sull'indicatore, sulla testa diciamo, almeno so il giocatore che sto utilizzando senza leggere sotto. Indicatore giocatore, nome giocatore, dimensione dell'iconcina sulla testa o la predefinita, dissolvenza indicatore giocatore sì, indicatore difficoltà in base al giocatore no, e mantieni per saltare, questa non, penso queste qui sono tutte praticamente predefinite, non le ho toccate, quindi queste qui ragazzi lasciatele così come sono. Io ho toccato semplicemente queste tre. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace. Vi volevo ringraziare per i 3200 iscritti raggiunti proprio oggi che sto registrando il video, ancora grazie. Noi ci vediamo al prossimo video in cui mostrerò tutte le tattiche che sto utilizzando. Grazie per il supporto, mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti se provate questa visuale. Noi ci becca al prossimo video, un saluto da Gera, ciao!